Dopo il pari interno contro il Vado Ligure, il Real Fortequercetta cerca il primo successo del 2020 sul campo del Bra nella gara che segna il ritorno in panchina del tecnico Amoroso dopo una squalifica lunga 3 mesi. Al 33esimo però il Bra passa in vantaggio con Campagna, azione personale dal limite dell'area, conclusione beffarda, Manfredi legge male la traiettoria, si fa ingannare e dunque Real Fortequercetta sotto addirittura al 46esimo. Tramonto del primo tempo, il Bra trova anche il raddoppio, ancora conclusione velenosa di Campagna, non trattiene Manfredi, Petracca il più lesto ad avventarsi sul pallone, ad appoggiare per Casolla che a porta sguarnita non può sbagliare, dunque Bra avanti 2-0 all'intervallo. Nella ripresa però il Real Fortequercetta si renderà protagonista di una rimonta maiuscola, calcio di rigore per fallo di Rossi su Doveri, questo al 25esimo, sul dischetto si presenta Guidi che con la freddezza che lo contraddistingue spiazza il portiere con l'ennesimo gol dunque di Nicolas Guidi. Passeranno appena 3 minuti al 28esimo, arriva anche il pari della formazione versilese con Doveri, pezzo di bravura, dribbling e conclusione radente, 2-2, ci crede la formazione di Amoroso e fa bene perché poi nel finale al 42esimo trova anche il gol del sorpasso piazzato di Biagini da destra, difende a zona il Bra e lo fa male, Doveri di testa sigla la doppietta personale, il gol del 3-2 che vale il successo del Real Fortequercetta che si porta a -4 dalla vetta.